Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con il barometro settimanale dell'oro di Trend Online. Abbiamo visto un'ottava caratterizzata da importanti appuntamenti di carattere politico e macroeconomico e vediamo come si sta, come si accinge a chiudere la sessione il Gold Future. Siamo sul contratto aprile 2015. Rialzo dello 0,27% per una quotazione di 1213.4 dollari per oncia. Abbiamo alcuni punti di rilievo da notare. Innanzitutto rimaniamo, per quanto concerne l'impostazione grafica, abbiamo la violazione avvenuta già nella settimana passata di questa forte trend line rialzista, questa rossa che vi sto indicando. Abbiamo un tentativo di recupero e abbiamo il nostro prodotto che chiude al di sopra del livello che ormai è più un livello psicologico di 1200 dollari per oncia e si appoggia sia con i minimi della sessione di oggi che nella sessione di giovedì 26 si appoggia preciso al supporto che avevamo individuato quota 1204.3 dollari per oncia da cui recupera. Siamo tuttavia di fronte, in prossimità di forti resistenze, possiamo vedere come in tutte e due le sessioni, questa del 27 e questa del 26, la media mobile a 100 giorni ha puntualmente impedito il rialzo, il continuare dei rialzi e subito dopo ci sarà da tenere in considerazione questa trend line ribassista che potrebbe sicuramente fungere da ulteriore resistenza. Quindi che quadri potremmo andare a delineare? Potremmo essere di fronte a un tipico pullback sulla trend ribassista, questa gialla, e poi di nuovo giù. Questo tutto molto dipenderà appunto dall'evoluzione chiaramente delle prossime sessioni. Sembra banale dirlo, e chiaramente siamo in prossimità di importanti livelli di resistenza, quindi i pattern grafici che vengono a crearsi saranno comunque decisivi per definire il quadro tecnico nel suo complesso, che in ogni caso, partendo, esaminando il tutto, facendo riferimento ai minimi della sessione del 7 di novembre 2014, vediamo un attimo cosa ci propone. Ci propone una prima gamba rialzista che si è scontrata, attenzione, per la nuova volta, anche in questo caso, con la media mobile a 100 giorni. Abbiamo creato un minimo superiore a quelli precedenti, lo vediamo anche in relazione a questa forte candela del 1 dicembre 2014, di nuovo massimi superiori e adesso abbiamo di nuovo dei minimi, sempre che questo sia il bottom e non abbiamo una continuazione, sempre che i livelli di resistenza che abbiamo citato in precedenza non contribuiscano a spingere ancora più in basso il prodotto, abbiamo dei minimi superiori a quelli precedenti ancora. Di conseguenza, il quadro tecnico potrebbe essere sicuramente in una fase critica, appunto per via di questo mix di resistenze che si propongono, ma in ogni caso, per adesso, non è ancora deteriorato, diciamo, più del dovuto, comunque in maniera pesante. Tutto appunto dipenderà dalle prossime sessioni, in particolare, guardando il grafico, possiamo vedere questa formazione che si sta venendo a creare. Dopo il minimo della sessione del 24 febbraio abbiamo visto questo recupero. Dovremmo fare attenzione sostanzialmente che non ci troviamo in corrispondenza di una bear flag, quindi bear flag la conosciamo come figura, quindi lieve recupero e poi di nuovo giù. In ogni caso andremo a monitorare con attenzione la situazione e se nel corso dell'ottava futura vi saranno degli aggiornamenti o movimenti di rilievo saremo pronti a comunicarlo a voi lettori. Terminiamo la nostra analisi con l'osservazione dell'indicatore Ichimoku e anche qua vediamo delle caratteristiche ben precise, perché qua abbiamo violato a ribasso l'Akumo, siamo al di sotto, continuiamo a mantenerci al di sotto dell'Akumo dell'oscillatore con la parte inferiore che si pone da resistenza contro i rialzi da ben ormai 4 sessioni, lo possiamo vedere qua, 1, 2, 3 e 4. Di conseguenza, che livelli monitorare? In relazione all'oscillatore Ichimoku, sicuramente un ingresso nuovamente all'interno dell'Akumo ci porterebbe in posizione flat e poi dovremo giocarcela a vedere in eventuali breakout rialzisti.
Mentre invece per i livelli che andiamo a individuare di solito, sicuramente monitorare 1204.3 come primo e vicinissimo supporto e successivamente questi minimi in area 1189-1190. Questi sono i minimi da tenere se non vogliamo appunto incorrere in un deterioramento ulteriore del trend. Rialzo, resistenze, abbiamo detto, trend line, ribassista gialla, media mobile a 100 giorni, prima resistenza poi a quota 1224.2. Monitorare un pullback sulla ex trendline rialzista rossa che, se infranto a rialzo, ci potrebbe spingere fino a quota 1240-1256 dollari per oncia, con supporto intermedio tra 1240 e 1256, la media mobile a 200 giorni per adesso intermedio. Vediamo poi come evolveranno appunto le sessioni a venire. Chiaramente abbiamo, siamo la quantità di dati che il grafico ci propone ci fa intuire quanto sia importante il livello attuale di prezzo e appunto in che situazione critica dal punto di vista delle resistenze stiamo venendo a trovarci. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, buon trading a tutti e l'appuntamento al prossimo weekend con una nuova edizione del barometro settimanale dell'oro di Trend Online. Ancora grazie per la vostra attenzione, buon trading a tutti.